E preparate le armi che ne avremo bisogno. Va bene. Vieni, tutti quanti, spicciatevi. No, anche tu, Bullet, non c'è bisogno di sentinelle. Piano. Piano, ragazzo, piano. Dottore. Prendete nota anche di questo, dottore. Il ragazzo vi confermerà che gli ho salvato la vita. Tenete presente che adesso non si tratta solo di me, ma anche di Jim. Ma che vi succede, Silver? Non avrete mica paura, spero. Paura? Non sono un vigliacco, ma l'idea della forca mi fa venire il brivido. E comunque vi lascio solo con Jim. Sono certo che non dimenticherete tutto quello che ho fatto per lui. E così, Jim, quando il capitano Smollett stava bene, non hai avuto il coraggio d'andartene. Hai atteso che fosse ferito e che io mi trovassi lontano. Ah, questa per Giove è una vera vigliaccheria. Dottore, so quello che avete pensato tutti di me e vi capisco, ma vi giuro... Sì, adesso non perdiamo tempo in chiacchiere. Non ti lascio in mano loro. Salta da questa parte e vieni via con me. Non posso. Ho dato la mia parola d'onore. Ma sì, lo so, ma non importa. Assumo io la responsabilità, il biasimo e la vergogna. Ma non posso lasciarti in mano a questi furfanti. Sa benissimo che non possiamo farlo, dottore. Ma sono contento che me lo abbia proposto. Spero soltanto di resistere se mi tortureranno. Perché dovrebbero torturarti? Se non dovessimo più vederci, voglio dirvi che la nave si trova nella baia nord, in una piccola insenatura ad ovest. L'ho fatta intagliare ieri sera quando... Lì spagnolo! Sei stato tu! Ma sì, per questo ho disertato. Volevo impadronirmi della nave per nasconderla ai pirati. Sei stato tu. Avviene come un segno del destino in tutto questo. Sei sempre stato tu a salvarci. E tu hai scoperto il complotto. Tu hai trovato Ben Gunn. Il diavolo in persona, Ben Gunn. A proposito, aspetta. Ehi, Silver! Dottore, sono qua! Dottore. Silver, voglio darvi un consiglio. Non abbiate troppa fretta di cercare il tesoro. È un consiglio d'amico. Dottore, voi sapete che le vostre parole io le apprezzo sempre. Per tutti i diavoli, il tesoro è l'unico sistema per salvare me stesso e il ragazzo. Va bene, allora dirò di più. Attento alle burrasche quando lo troverete. Ma da uomo a uomo, dottore, questo è troppo poco. Già che ci siete, non potreste dirmi perché mi avete consegnata la carta del tesoro senza che ve la chiedessi? Beh, questo non ve lo posso dire, mi dispiace. Perché? Perché non dipende solo da me. Quello che vi posso promettere è che se usciremo vivi da questa storia, farò di tutto per salvarvi la pelle. Vi basta? Mi basta. Neppure vostra madre potrebbe pretendere di più. E non perdete mai di vista il ragazzo Silver, qualunque cosa accada. Ricordatevi che noi vi saremo più vicini di quanto crediate. Ehi, capitano, il rancio è pronto. Sì, veniamo subito. Veniamo subito. Arrivederci, Jim. A presto. No, no, milord, io mi rifiuto di difendermi da una simile accusa. È ingiusta, è infamante. Voi tutti, milord e l'ammiragliato, mi conoscete. La nave era già condannata, sarebbe affondata ugualmente. Io non l'avrei mai abbandonata se i miei marinai non avessero avuto bisogno di me per salvarsi. Io non subirò questo processo, piuttosto... Smollett, Smollett, sono io qua, Trelawney. Smollett, ascoltate. Piuttosto, eccomi. Io vi restituisco la mia spada. Smollett! Smollett! Lives che non torna. Smollett! Smollett! Capitano!
fronte ad una ciurma di pirati che disonora la bandiera. Ecco com'è finito l'uomo che cercava la gloria sui mari. Dio mio, ma come aiutarlo? Smollett, il mese che non si vede, e anche quel Ben Gunn, quella specie di scimmia, ma dove è andato a finire? Trillon. Sì, Smollett. Sì, sono Trillon. Ah, Smollett, mi state facendo paura, sapete? Su, dovete resistere, no? Non vi abbandonate al male. Ecco, Smollett, parliamo da buoni amici quali siamo diventati. Ve la caverete, io ne sono certo. Trillery. Sì, dite. Per me è finita. Perché non cercate di raggiungere la nave? E il dottor Leaves, e mi lasciate qui. Niente affatto. Non lo farò neanche se me lo ordinate. E se ve ne prego? Nemmeno. Ben Gunn! Ben Gunn! Oh, fino a te. Cavaliere! L'ho ritrovata! Eccola, l'ho ritrovata! Ma che cos'è? Erba velenosa. E gli facciamo un bel impacco. Con l'erba velenosa? Milord, voi siete un signore, ma dovreste avere la mia esperienza. E per capire, io m'ero ferito un paio d'anni fa. E avevo un piede in cancrena. E adesso? Salto, come una gazzella. E chi è che m'ha guarito? Quest'erba velenosa. Aspettiamo il dottor Leaves. Ma sta morendo, non vedete? Che cosa gli hanno fatto finora le sue medicine? Avanti, rispondete! Che cosa gli hanno fatto? La scienza! Non serve a tutto la scienza! Piano con quel rum! È buono! Potete ringraziare il cielo d'avere Silver John come capo. Sentite, oramai siamo certi che la nave è in mano loro. Appena trovato il tesoro, noi ce la impadroniamo di sorpresa. Tanto non può essere lontana. E di chi è il merito? Del nostro ostaggio. Peccato che questo sia stato il suo ultimo incontro con l'amico dottore. Ce lo teniamo ben stretto finché ci farà comodo e poi lo sistemiamo al giusto punto di cottura. Che ne dici, George? Io? Già, tu. Non hai sempre qualcosa da ridire, tu? Boh, a sentire te, a parole, va tutto per il meglio. Anche coi fatti, amico. Anche coi fatti, e te lo dimostrerò. Allora, ecco qui. Questo è il primo posto da raggiungere. Vi ricordate le indicazioni? Sì. Grande albero, contrafforte del canocchiale, orientamento nord-nord-est. Sì. Benissimo. Su, sbrighiamoci. Fra due ore dobbiamo averla trovata. Dove la pistola? No. Allora, pistole. Qua. No. E knife! Knife! Chi adesso? Eccomi, non si può nemmeno... Avanti! Di che ti impicci?
Morgan! Silver! Correte qui! George, ho trovato qualcosa! Cosa? Guardate! Uno scheletro! Questo è parecchio che è arrivato in porto. Era un marinaio! Un marinaio! Per forza! Chi volevi trovare in un posto come questo? Un vescovo! Sentite, nella mia testa dura si è cacciata un'idea che... Un momento, eh? Sulla longitudine di queste povere ossa, che cosa trovo? Vedi? Il picco nero! Vedi? Rileva un po' l'orientamento, Morgan. Sì. Nord... Nord-est. L'indicazione della carta. Questo è l'albero di cui parlava Capitano Flint. E queste ossa ci danno la direzione giusta da seguire per giungere al tesoro. Questo è uno degli scherzi di Flint. Che uomo, Flint. Solo a pensarci mi fa venire i brividi. Questo disgraziato era uno dei suoi complici. Ne rimasero sei con lui su quest'isola e lui li uccise tutti. E ha messo qui questo per ricordarsi la direzione. Io li conoscevo tutti quei sei. Questo era alto, magro. Mancavano tre dita. Dovrebbe essere Allardyce, te lo ricordi, Morgan? Allardyce. Per tutti i fulmini hai ragione. Era Allardyce. Mi doveva 4 sterline e per giunta mi fregò il coltello. A proposito di coltelli, dove è andato a finire? Flynn non era tipo da portarlo via un povero diavolo di marinaio. Eh già? Sì, e qui non c'è niente. Né coltello, né borsa di tabacco, né un miserabile penny. Questo non mi piace per niente. Ma proprio per niente. Perché? A me piace, forse. Se Flint fosse ancora vivo... Se Flint fosse ancora vivo... Io comincerei a sudare freddo. Ma è morto. L'ho visto io con i miei occhi. Morto e sepolto. Uno spirito non può tornare sulla terra. Ma se c'è uno spirito che può farlo, quello è lo spirito di Flint. Ve lo assicuro io. Quella canzone, 15 uomini sulla cassa del morto, l'aveva inventata lui. E da quando Flint è morto, vi garantisco, non mi sono mai divertito a sentirla. Nemmeno io, però la cantiamo sempre. Forse è lui che ce lo comanda. Ma perché Flint ce l'ha con me? Io non gli ho fatto mai niente. Tu pensa che era tardi. Adesso basta con queste sciocchezze, ragazzi. Flint è morto e i morti non vanno a spasso. Già. Almeno finché il sole è alto. Per questo possiamo essere sicuri. State attenti. State attenti che la paura fa brutti scherzi. Andiamo, andiamo, il tesoro ci aspetta. Sì, sì. George, ti prego, lasciami andare via. Non voglio la mia parte del tesoro. Te la do a te. Ma lasciami andare via. Mi basta la mia. Andiamo. Esistere se mi tortureranno. Perché dovrebbero torturarti? Se non dovessimo più vederci, voglio dirvi che la nave si trova nella baia nord, in una piccola insenatura ad ovest. L'ho fatta intagliare ieri sera quando... Lì spagnolo! Sei stato tu! Ma sì, per questo ho disertato. Volevo impadronirmi della nave per nasconderla ai pirati. Sei stato tu. Sì, adesso non perdiamo tempo in chiacchiere. Non ti lascio in mano loro. Salta da questa parte e vieni via con me. Non posso. Ho dato la mia parola d'onore. Ma sì, lo so, ma non importa. Assumo io la responsabilità, il biasimo e la vergogna. Ma non posso lasciarti in mano a questi furfanti. Sa benissimo che non possiamo farlo, dottore. Ma sono contento che me lo abbia proposto. Spero soltanto di... Reed, tenete presente che adesso non si tratta solo di me, ma anche di Jim. Ma che vi succede, Silver? Non avrete mica paura, spero. Paura? Non sono un vigliacco, ma... L'idea della forca mi fa venire il brivido. E comunque vi lascio solo con Jim. Sono certo che non dimenticherete tutto quello che ho fatto per lui.
così, Jim. Quando il capitano Smollett stava bene, non hai avuto il coraggio d'andartene. Hai atteso che fosse ferito e che io mi trovassi lontano. Ah, questa per Giove è una vera vigliaccheria. Dottore, so quello che avete pensato tutti di me e vi capisco, ma vi giuro... E preparate le armi che ne avremo bisogno. Va bene. Vieni, tutti quanti, spicciatevi. No, anche tu, Bullet, non c'è bisogno di sentinelle. Piano. Piano, ragazzo, piano. Dottore, prendete nota anche di questo, dottore. Il ragazzo vi confermerà che gli ho salvato la vita.